Questo numero 111 di Altre Visioni si apre con un'altra visione della notizia proposta da Repubblica.it del 29 aprile. Un'inchiesta rivela il crescente ricorso al lavoro nero. Numeri così elevati segnalano che la forma del lavoro nero è condivisa, non solo dagli imprenditori che risparmiano, ma anche dai lavoratori che sfuggono alla morsa del fisco. Se tutte e due le categorie si fondono, lo Stato diventa altro dalla popolazione, quindi nemico da battere. Il Fatto Quotidiano.it pubblica il 30 aprile la notizia del senatore del Movimento 5 Stelle che contravviene al veto di partecipazione al talk show e viene messo alla gogna dai capi, sottoposto a referendum dagli internauti grillini che decidono la sua espulsione. Delegare al popolo il destino di un membro della comunità, da sempre, è un modo per poter condannare implicitamente senza sporcarsi le mani, quindi un modo di non esercitare la propria leadership che è fatta anche di assunzione di responsabilità. Continua a stare con quella, vedi che cosa ti succede. Un SMS poco dopo l'aggressione con l'acido, forse l'ultima beffa di una ex abbandonata. Una storia di poche settimane diventata un incubo per un infermiere di 32 anni di un ospedale romano, perseguitato con messaggi, appostamenti sotto casa, regali non graditi, minacce. Fino a ieri sera l'agguato alla stazione di Torpignattara, dove aspettava il treno insieme a una collega. In questo servizio del TG5 del 1 maggio si racconta di una donna dedita allo stalking che lancia dell'acido in faccia al proprio ex per punirlo per il suo abbandono. L'uso dell'acido non è mai stato nella gamma di comportamenti punitivi della nostra cultura. Sono stati i media a pubblicizzarlo, riportando le azioni del genere fatte soprattutto in India e Pakistan. Come si vede, anche se si parla di un fenomeno in modi censori, ciò che passa è il modello di comportamento che viene prontamente elaborato e usato. Sempre di più vengono manifestate perplessità dall'uso del PIL come indice di benessere di un paese, come annuncia l'articolo di internazionale.it del 2 maggio. Molti studi hanno provato a teorizzare qualche altro indice che possa sganciarsi da una visione strettamente finanziaria dell'umanità. I numeri, le cifre, i conti sono concetti astratti che depersonalizzano i problemi. Chi fa valutazioni sullo stato delle persone usando dei numeri rischia, molto probabilmente, di mancare la migliore soluzione. Più aerei militari per ribadire il proprio ruolo nel Pacifico e adeguarsi al boom del vicino cinese. Passa per l'incremento della sua flotta di F-35 la nuova strategia di difesa australiana. L'Australia decide di spendere di più in armamenti in virtù della potenziale minaccia costituita dall'espansione politica ed economica della Cina, come mostra Euronews.eu del 3 maggio. Le comunità, i gruppi umani, hanno l'ancestrale timore di essere predati da gruppi che sono confinanti, un retaggio che risale alla notte dei tempi e che nessun tipo di politica razionale riesce a fermare.